E ciao a tutti ragazzi, io sono Erco per lo staff del Team FIFA Italia. Oggi in questo video porto la recensione di Carlos Tevez, versione 91, cioè versione Team of the Season, attaccante argentino del Boca Juniors che dopo i fantastici anni vissuti a Torino con la maglia della Juventus ha deciso di ritornare in patria proprio al Boca, squadra in cui lui è cresciuto prima di girare un po' per l'Europa. Ed ha fatto una stagione davvero fantastica. Infatti riceve questa carta TOTS, che è un qualcosa di assurdo, perché ha dei valori altissimi: ha 92 di velocità, 93 di dribbling, 94 di tiro, 90 di fisico e 86 di passaggio. Quindi capite che è un qualcosa davvero di soprannaturale. Anche perché grazie a questo 86 di passaggio può anche coprire il ruolo di COC davvero senza problemi. Perché qualche volta ho provato questa opzione a partita in corso e davvero vi sorprenderà anche in quella posizione. Adesso, dopo aver citato i valori sulla carta, andiamo ad analizzare per bene il giocatore in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue statistiche. Il 92 di velocità è un valore davvero molto molto buono, è davvero troppo veloce, perché troviamo questo 95 di accelerazione che gli permettono di scappare subito, arrivare subito alla sua velocità massima e bruciare tutti i difensori, tutti gli avversari proprio sul primo passo, perché davvero è un qualcosa di troppo troppo veloce, è davvero un fulmine. Passiamo adesso al dribbling. Il 93 sulla carta, diciamo che non si sente davvero molto questo 93. Oddio, ha comunque un dribbling assurdo, riesce a fare comunque tutte le sue azioni da solista senza problemi, comunque dei valori di dribbling molto alti in game, come il 95 di controllo palla. Però comunque, diciamo, non sembra, diciamo, non ha quel dribbling come ha, non so, facciamo un Messi. Però ovviamente Tevez e Messi sono due giocatori totalmente diversi, però credo che abbiate capito per ciò che voglio intendere. Non riesce a superare in maniera elegante gli avversari, però comunque riesce a farlo lo stesso anche grazie al suo ottimo fisico, di cui parleremo dopo. Passiamo adesso a parlare un po' del tiro. Il tiro di questo giocatore è un qualcosa di assurdo. 94 sulla carta. I valori in game da citare assolutamente sono il 96 di potenza tiro, 94 di finalizzazione. Davvero non ne sbaglia uno. O fa gol, o prende palo, o il portiere fa il miracolo, ma non fa un tiro che non prende lo specchio della porta. È davvero un qualcosa di assurdo il tiro di questo giocatore. In tutte le partite che ho provato, davvero non mi ha fatto un tiro fuori, mi ha fatto una valanga di gol. Infatti farà dei 2-3 gol a partita, e qualche volta anche 4-5. Davvero è un giocatore che vi fa vincere le partite da solo. Passiamo adesso a parlare dei passaggi. Passaggio 86, come detto all'inizio del video, può anche fare il COC senza problemi, perché anche se il passaggio corto, il passaggio lungo, scusate, è solo 69, può fare il COC magari per tirare dalla distanza, oppure per impostare con i passaggi corti, oppure anche per partire in contropiede, perché come ho detto prima, con la velocità è davvero una freccia. Come ultimo aspetto c'è il fisico. 90 sulla carta e bacio del 97 di stamina, che è un qualcosa di assurdo. Lui dal primo all'ultimo secondo corre senza problemi. E poi c'è questo 86 di forza fisica, davvero non lo buttate giù con niente, nemmeno con le cannonate, perché ha 86 di forza fisica e poi ha 96 di equilibrio, che davvero è davvero un binomio perfetto, davvero non c'è difensore che regga. Come l'unico contro che ho trovato in questo giocatore, se proprio ne devo trovare uno, è il work rates, perché avendo alto alto, quando gioca in attacco a 2, molto spesso tende un po' ad oscurarsi. Però se lo usate in un 4-2-1 oppure come punta unica, come ho fatto io, avete trovato l'attaccante perfetto che vi risolverà da solo le partite. Possiamo adesso fare un riepilogo di pre-contro. Oltre troviamo la velocità, il dribbling, il tiro, il fisico e anche il passaggio. Unico contro c'è il work rates, ma è comunque un contro relativo, perché se lo usate in punta unica non si sente affatto. E comunque questo video può finire qui. Vi invito a lasciare un like, a commentare. E da Erco per lo staff del Team FIFA Italia è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Bella!